La vera colpa della democrazia è averci promesso la felicità. In collaborazione con il Corecom, con questo inciso, i dialoghi di Trani danno il benvenuto al giornalista Mattia Feltri, che nella sua Lectio Magistralis affronta il tema della comunicazione responsabile nella democrazia e i suoi effetti sulla società. Mattia Feltri, scrittore e giornalista, già capo della redazione romana della Stampa, cura dal 2017 il Buongiorno, rubrica di prima pagina ereditata da Massimo Gramellini. Tra le sue opere, Il prigioniero, pubblicato per Rizzoli, e 93, per Marsilio Editore, dedicato alla stagione di Mani Pulite. Buon ascolto. Buonasera, spero che non sia troppo alto il volume, che vada bene. Grazie di essere qui, grazie di avermi ospitato. Io subito una captatio benevolentiae, adoro Trani, ma chi non l'adora? Però sono... questo era facile, mi è venuto proprio così, vedremo dopo come va. Sono felice di parlare di temi che mi stanno molto a cuore, i temi della democrazia, della ricerca della felicità e della responsabilità, che è il tema di questa manifestazione, e mi piace approfondire questi temi per cercare di capire insieme a voi, se ci riusciremo, che cosa sta succedendo negli ultimi anni in Occidente e in particolare in Italia. Quindi per capire da dove siamo arrivati e dove stiamo andando, dobbiamo prima chiederci, naturalmente non per motivi didattici, che sarei ridicolo, ma giusto per introdurre il tema, per stabilire, diciamo così, le regole di ingaggio, che cos'è la democrazia. E la democrazia, lo sapete tutti, è quel sistema di governo in cui il potere risiede nel popolo e non appartiene a qualcun altro, appartiene a noi tutti, lo dice la nostra Costituzione, all'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo. Questa frase l'avete sentita dire miliardi di volte in questo periodo, vedo giustamente una signora che dice di nuovo, e certo, l'abbiamo sentito dire milioni di volte, la seconda parte di questa frase l'abbiamo sentita un pochino di meno, e invece stabilisce che tipo di democrazia abbiamo noi, la sovranità che il popolo la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo significa essenzialmente che noi siamo una democrazia rappresentativa, noi eleggiamo quelli che ci rappresentano nelle istituzioni, in Parlamento essenzialmente per fare le leggi, e quindi è una democrazia diversa dalla democrazia come il mondo l'ha conosciuta per la prima volta qualche millennio fa in Grecia, la Atene di Pericle, dove c'era un tipo di democrazia, potremmo dire, diretta, dove tutti i cittadini, in realtà pochi cittadini, ma tutti i cittadini che ne avevano i diritti, potevano partecipare a formare le leggi. Stiamo parlando di gente particolarmente, diciamo, ricca e sfaccendata, per cui non aveva molto tempo libero, e aveva del denaro e aveva degli schiavi che si occupavano di lavorare, quindi potevano andare in piazza tutti i giorni a discutere. Noi abbiamo ovviamente una democrazia diversa perché siamo molti di più, non siamo delle città, siamo delle nazioni, e tutti noi abbiamo il diritto di decidere, e quindi decidiamo chi sono i nostri rappresentanti. E fin qui siamo alla banalità assoluta. Ma per arrivare subito al cuore della questione, così per come lo vedo io, vi propongo un'altra differenza, cioè la differenza fondamentale, secondo me, è che la democrazia è il trasferimento della promessa di felicità dall'aldilà all'aldiquà. Cioè, essenzialmente, noi con la democrazia abbiamo voluto essere felici nell'aldiquà. Abbiamo scelto una felicità terrena e non ci siamo accontentati di una promessa di felicità ultraterrena. Lo dico perché, secondo me, tutto questo è successo perché nel mondo è arrivata una persona che l'ha completamente ribaltato. Cioè, finché non è arrivato Gesù Cristo, noi per la cultura classica aveva un'idea dell'aldilà molto imprecisa, non perché fossero imprecisi loro, ma perché non l'avevano precisata. Cioè c'era l'Ade, c'era questo posto delle ombre dove tutti andavano, non sapevano bene che destino avrebbero avuto, ma era comunque un destino un po' cupo.
però c'era qualche fortunato che nell'aldilà sarebbe andato nei Campi Elisi, che naturalmente non è un indirizzo di Parigi, ma era un luogo dove andavano i grandi guerrieri, cioè quelli che si erano distinti per valore in guerre, venivano premiati, ma non c'era quell'idea di guadagnarsi una felicità nella vita ultraterrena seguendo alla lettera i precetti divini. Questo finché non arriva Gesù Cristo. Gesù Cristo lo dice precisamente: il mio regno non è di questo mondo. Cioè arriva Gesù Cristo e dice: guardate che voi ora siete infelici, soffrite, però se farete quello che dovete fare, se seguirete la mia parola, se divulgherete il mio verbo, se vivrete secondo i miei precetti, voi nell'aldilà avrete la felicità che non avrete avuto su questa terra. Questo io credo che abbia comportato che per qualche secolo, e più probabilmente per qualche millennio, noi, i nostri avi, i nostri, forse ancora i nostri trisnonni, i nostri antenati, hanno sopportato qualsiasi cosa. Se voi pensate alla vita di un contadino del 200 o del 400, si alzava all'alba, andava a letto al tramonto, aveva lavorato tutto il giorno e la mattina dopo avrebbe rilavorato e avrebbe sopportato qualsiasi angheria del principe, del re, dei suoi emissari, avrebbe preso delle bastonate sulla schiena, avrebbe subito qualsiasi sopruso. I suoi figli morivano in fasce, lui moriva giovane. Ma tutto questo non c'era, naturalmente non c'era un minimo idea di welfare, non c'era un minimo di idea di diritto. Gli ospedali nascono a un certo punto come forme di carità, non certo come forme statali. Non c'è la pensione, non ha nessun diritto. Lui ha un solo dovere, fare quello che gli ha detto Dio, così qui vive veramente da schifo, ma un giorno vivrà benissimo. E quindi sopporta tutto questo, lo accetta. La sua responsabilità è semplicemente una responsabilità di fede. Il suo diritto è un diritto che arriverà in un tempo sconosciuto dopo la morte. Guardate che è una cosa che sembra, io ho detto un contadino del 200, un contadino del 400, ma vi leggo un brevissimo brano tratto da Guerra e Pace di Leone Tolstoi. Questo è ambientato nei primi due decenni dell'Ottocento, cioè durante l'invasione di Napoleone della Russia, e uno dei protagonisti di Guerra e Pace, che è la principessa Maria, dice fra sé e sé: tutti loro lottano e soffrono e torturano e perdono la propria anima immortale per ottenere beni che durano solo un attimo, per ottenere beni che durano solo un attimo. Vedrete che ci arriviamo. Cristo, figlio di Dio, è sceso sulla terra e ci ha detto che questa vita è una vita momentanea, una prova. Eppure noi vi restiamo attaccati e pensiamo di trovarvi la felicità. Cioè dice: ma perché vi affannate? E fate le guerre, e cercate di avere qualche denaro in più, e contestate la politica dello zar Alessandro I. Perché tutte queste cose? Non c'è nessun motivo. Dovete solo seguire la parola di Cristo e poi sarete felici nell'aldilà, perché tanto la felicità dell'aldiquà è effimera. Però fatto sta che se Maria dice queste cose, la principessa Maria, significa che le cose stanno cambiando. Naturalmente sappiamo che Napoleone arriva subito dopo la Rivoluzione Francese e anche lui in qualche modo esporta una serie di nuove idee, e sono le nuove idee che dell'uomo che si è scocciato di prendere bastonate sul groppo perché tanto sarà felice nell'aldilà. Cioè dice: caro re, caro principe, ora con questa storia che tu comandi perché te l'ha detto Dio e ti ha dato tutto il potere Dio, noi ci saremmo anche un pochino stancati, quindi rimettiamo a posto le cose. In realtà aveva cominciato l'uomo a rimettere a posto le cose già qualche tempo prima. Una delle date che vi do subito è il 1649, quando Oliver Cromwell fa decapitare re Carlo I. Che cosa era successo? Siamo a Londra, naturalmente. Era successo che questo simpatico re aveva deciso, c'era già il Parlamento in Inghilterra, però c'era una monarchia, diciamo, molto solida, aveva deciso che poteva fare un po' quello che voleva, in particolare voleva introdurre le tasse senza il benestare del Parlamento. Ora, poi quando si toccano le tasse, la gente
non è mai molto contenta. E Cromwell è il meno contento di tutti e può fare tutto questo perché dietro di lui c'è una spinta, ci sono idee nuove, scoppia una terribile guerra civile alla fine della quale Cromwell, che pensa che il potere di Dio risieda in tutti gli uomini e non in un uomo solo, il re, fa decapitare Carlo I. È un passaggio pazzesco perché in tutta Europa non ci possono credere, perché è stato decapitato l'uomo di Dio. Cioè l'uomo che comanda a Londra per conto di Dio, per volere di Dio, è stato decapitato, ma è esattamente quello che vuole Cromwell. Vuole dire, guardate che noi abbiamo decapitato un uomo che aveva usurpato un potere che appartiene a noi. Vorrei fare un piccolissimo inciso. Non è che questa discussione era nata lì per lì, in realtà dove esattamente risiedesse il potere divino è stata una discussione di tutto il Medioevo ed era chiaro a tutti che Dio, per Dio eravamo tutti figli suoi e quindi portatori tutti degli stessi diritti e dello stesso potere. Però la soluzione praticamente sempre era questo potere. Dio lo fa discendere su un uomo perché faccia il bene di tutti. Con Oliver Cromwell questa cosa comincia a cambiare. Poi, diciamo, per chiudere velocemente questa parentesi, non fa una bella fine neanche Cromwell, perché la sua repubblica non funziona benissimo. Lui stesso, diciamo, si prende qualche licenza in più del previsto, finirà decapitato anche lui, ma in capo a 40 anni, sempre a Londra, un altro re verrà cacciato e verrà sostituito, precisamente Giacomo II sostituito da Guglielmo III, e entrerà il Bill of Rights, cioè la prima carta dei diritti. C'era, diciamo così, nel momento in cui viene decapitato Carlo I, il Parlamento a Londra c'è già da 6 secoli, già da 4 secoli c'è la Magna Carta, e la Magna Carta era essenzialmente il documento con cui il re del tempo, Giovanni Senza Terra, aveva accettato di devolvere alcuni suoi poteri e aveva formalmente detto: la mia non è più una teocrazia. Però, come abbiamo visto, di volta in volta qualche re si ripigliava tutto e finisce con la decapitazione di Carlo I, 40 anni dopo con la gloriosa rivoluzione, e abbiamo una monarchia costituzionale a Londra. È stato fatto un passaggio fondamentale, perché a Londra si dice il re non ha più tutto il potere perché gliel'ha dato Dio. Stiamo arrivando al punto decisivo, e il punto decisivo avviene nel giro di pochissimi anni, sempre lì, sempre quella è la zona, e stiamo parlando della rivoluzione americana. Nel 1776 Benjamin Franklin manda a un altro re inglese, Giorgio III, una lettera in cui gli dice: caro re Giorgio III, noi facciamo una secessione perché non pensiamo che tu dall'altra parte dell'oceano possa avere qualsiasi diritto su di noi. Noi abbiamo il diritto di fare la secessione e di decidere il nostro destino, perché ce ne consegna questo diritto la legge di natura e la legge di Dio. Quindi la legge di Dio non è un'esclusiva del re, cosa che era già stata stabilita in Inghilterra, come abbiamo visto, ma la legge di Dio va in tutti gli uomini. E scrive in questa dichiarazione, e questo è un altro passaggio importantissimo per quello che siamo diventati, scusate se questa introduzione è un po' lunga, ma per capire come siamo diventati così tutti noi lo dobbiamo fare. Benjamin Franklin scrive una cosa che è piuttosto rivoluzionaria, e cioè dice che tutti gli uomini sono creati uguali e si dotano di governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Fine, punto, il re non esiste più, non esiste più monarchia, non esiste più, esiste soltanto un governo che dura finché garba ai governati. È un passaggio straordinario, non hanno nemmeno bisogno di decapitare un re, non hanno nemmeno bisogno di deporlo, gli basta soltanto dirlo. E lo dicono, e lo fanno. E qui succede qualche cosa che ha precisamente a che fare con quello che
vogliamo dire stasera. Nella dichiarazione di indipendenza americana c'è scritto che fra i diritti garantiti da Dio a tutti gli uomini c'è il diritto al perseguimento della felicità. Cioè, quando Cromwell fa decapitare il re, dice: guarda che le tasse le dobbiamo decidere assieme, perché là quei poveracci muoiono di fame, quindi ha a che fare naturalmente con la loro felicità. Ma qui viene messo nero su bianco: l'uomo ha il diritto al perseguimento della felicità. 1776, e 13 anni dopo, con la rivoluzione francese, con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, anche i francesi che, diciamo, scoppiazzano Benjamin Franklin, ma vogliono metterci anche qualcosa del loro, dicono testuale che fra i principi incontestabili c'è la felicità di tutti. Ecco, questo è un passaggio dell'umanità fondamentale e che si compie. Si compie perché l'uomo ha detto: non ci importa nulla della felicità ultraterrena, o meglio, di quella ce le vediamo noi con Dio, ma non c'è nessun motivo perché noi non possiamo pensare alla nostra felicità anche qua. E viene stabilito nel giro di 13 anni, nelle colonie d'oltreoceano e a Parigi. Prima di andare avanti però vorrei sottoporvi un piccolissimo scarto semantico che io trovo formidabile e sono sicuro che vi piacerà, perché spiega molto di quello che è successo dopo e che continua a succedere ora. Gli americani fondamentalmente dicono che ogni governo scelto da ognuno di noi non deve frapporre ostacoli al perseguimento della nostra felicità. Cioè, se io voglio diventare felice, il governo non ci si può mettere di mezzo. Nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino di Parigi, in Francia, si dice che il governo deve attivarsi per favorire la felicità di ogni cittadino. Cioè, nella democrazia anglosassone io faccio da me e tu non mi rompi le scatole. Nella democrazia, diciamo così, mediterranea è: dammi una mano a trovare la felicità. E anche questo comincia a spiegarci che cosa è successo attorno a noi in questo tempo. E però intanto siamo arrivati a stabilire, a capire che fra alla fine del Settecento nascono tre grandi democrazie che fanno da sé, non hanno più bisogno di Dio. Poi vabbè, diciamo, questa cosa ci ha un pochino preso la mano, come poi abbiamo visto in seguito. Io se avessi il tempo, ma soprattutto se ne avessi le competenze, mi piacerebbe parlarvi un pochino di alcuni filosofi dell'Ottocento, in particolare di Marx e di Nietzsche, però diciamo non ho né il tempo né le competenze, quindi il tempo mi aiuta anche nelle mie poche competenze, però diciamo così, per dire le cose che sappiamo tutti, Marx dice che la religione è l'oppio dei popoli e Nietzsche dice che Dio è morto, quindi non è più l'uomo che cerca di fare da sé facendo meno di Dio, ma è l'uomo che proprio esclude l'idea di Dio. E anche qui, per spiegarvi che cosa significa questo, non uso parole mie, uso parole molto più alte, volevo dire più autorevoli, ma farebbe un pochino ridere, e sono le parole di Dostoevsky nei Karamazov. A un certo punto nei Karamazov Dostoevsky cerca di spiegare che cosa sta succedendo in questo mondo che comincia a fare meno di Dio e che addirittura Dio pensa di sostituirsi a Dio, e usa questa frase straordinaria. Parla del socialismo, ovviamente il socialismo, quello che poi sarà proprio lì, pochi decenni dopo, il socialismo reale. Dice: il socialismo è la questione della torre di Babele da edificare senza Dio, e non per raggiungere dalla terra il cielo, ma per portar giù il cielo sulla terra. Cioè, che cosa sta dicendo Dostoevsky? L'uomo costruì la torre di Babele per avvicinarsi a Dio, adesso ha costruito il socialismo che è una torre di Babele che avvicina Dio, cioè il cielo, diciamo, alla terra, lo porta in terra. Cioè, siamo noi uomini gli dèi di noi stessi, e noi infatti vedremo che il comunismo vorrà costruire l'uomo nuovo e, per altri versi, in tutt'altri modi, non più simpatici, non particolarmente, anzi, per nulla più simpatici, il nazismo creerà
una razza eletta che comanderà sul resto del mondo per renderlo migliore. In entrambi i casi l'uomo si è fatto Dio. Guardate che cosa è avvenuto sulla Terra nel giro di poco più di un secolo. È una serie di ribaltamenti clamorosi. L'uomo che fa a meno di Dio è l'uomo che diventa Dio di se stesso, autore della sua stessa felicità. Diciamo ora, adesso viviamo in un periodo molto buono per tutti noi, diciamo quelle ubriacature là sono passate, viviamo in democrazie rappresentative in cui non succede niente di particolarmente grave, un lungo periodo di pace, potremmo dire di felicità. Però diciamo che questo periodo, secondo me, ha fatto emergere, proprio perché siamo stati molto felici, siamo stati molto in pace con noi stessi, ha fatto emergere qualche cosa di veramente nuovo. Cioè, che cosa hanno portato queste democrazie in concreto a noi? Hanno portato, e questo si è visto soprattutto diciamo nel secondo dopoguerra, anche se c'era già prima, ma lì è esploso. Con l'esplosione della ricchezza sono successe che noi, incredibilmente, ci siamo accorti quasi di colpo che avevamo del tempo in più e del denaro in più. Io vi invito a ripensare al nostro contadino del 200 che si alzava all'alba, andava a letto al tramonto, lavorava 365 giorni l'anno, mangiava, fine della sua vita. Noi cominciamo ad avere del tempo libero e del denaro da investire in questo tempo libero. Questo fa parte naturalmente anche dell'industrializzazione. L'industria ti dà il tempo libero alla sera, il tempo libero al weekend, addirittura ti dà un periodo della tua vita, la parte finale della tua vita, in cui non lavori più e ti danno del denaro per campare lo stesso come vuoi. Lasciate perdere le vostre pensioni, questo è tutto un altro discorso, ma avete delle pensioni o avremo delle pensioni, cioè, questo è già meno sicuro, ma probabilmente avremo delle pensioni. E anche questa è una cosa incredibile, su cui poi ci hanno riflettuto in tanti, dicevano, ma adesso l'uomo che ha la democrazia, che decide per se stesso, che può inseguire la propria felicità, che ha del tempo libero e che ha il denaro in più, che cosa farà? E molti studiosi se lo sono chiesti. In particolare io ho trovato molto divertenti alcuni studiosi, diciamo, di sinistra, marxisti, che si erano persuasi, in buona parte, che in questo tempo libero e col denaro in più gli uomini avrebbero acquistato i libri di Kant, di Hegel, avrebbero studiato, si sarebbero elevati, tutto questo per emanciparsi e per arrivare al livello dell'elite che li avevano schiacciati per secoli con quella balla che Dio gli aveva dato il potere, invece loro avrebbero studiato, avrebbero saputo le cose, avrebbero risposto punto su punto e sarebbero stati al pari degli altri. Col cavolo, non è assolutamente successo così. In parte anche per fortuna, diciamo, noi tutti abbiamo del tempo libero e del denaro e quindi facciamo gli weekend, andiamo al cinema, ci compriamo il telefonino, andiamo al ristorante, andiamo in palestra, cioè facciamo delle cose che ci divertono moltissimo. Soprattutto questo ci ha dato la possibilità di essere subito, immediatamente felici. Lì per lì, di prendere tutto quello che desideriamo e che ci renderà felici. Voglio il telefonino nuovo, me lo compro e sarò felice. Beni che durano solo un attimo, diceva Maria in Guerra e Pace, come abbiamo visto prima. E adesso, diciamo, per cercare di capire bene dove ci ha portato anche questa cosa, vi cito un altro libro che io amo tantissimo, penso che sia uno dei più bei libri scritti negli ultimi decenni, io lo cito moltissimo, lo cito volentieri anche questa sera, si chiama Il decennio dell'io, è un libro di Tom Wolfe, grande scrittore americano, morto da poco più di un anno, e lui scrisse questo libro, era una inchiesta che aveva scritto per la New York Review, e poi diventò appunto un libretto, e all'inizio di questa inchiesta lui va a Los Angeles, in un albergo, si chiama Hotel Ambassador, dove c'è un signore, di quelli che più o meno ci siamo battuti un po' tutti in questi signori, in questi motivatori, trainer dell'anima, quelli che ci dicono dai che sei meglio di così, dai che sei più forte, tira fuori tutto il bene che c'è in te. E tutta questa platea di gente che sta in questa sala congressi dell'Hotel Ambassador di Los Angeles, che è lì e aspetta di sentire che cosa ha da dire. E lui
c'ha 249 persone sedute sulla moquette e gli dice: adesso voi dovete salire sul palco uno a uno, dire qual è la cosa che più vi rovina la vita e dovete espellerla da voi. È una cosa fantastica, intanto perché tutte queste 249 persone possono affrontare l'argomento più inebriante che esista al mondo, se stessi. Cioè tutti questi salgono sul palco, parlano di se stessi, gli altri 248 ascoltano in silenzio, se non altro perché poi parleranno anche loro e saranno in silenzio, viceversa quelli che lo ascolteranno. Quindi tutti salgono e cominciano a parlare e devono espellere questo grande dolore. E per espellerlo devono premere un tasto immaginario sul loro corpo. E allora arriva uno, il primo, sembra una barzelletta, arriva il primo e dice: il più grande dolore della mia vita è mia suocera. Davvero, non lo sto inventando, diciamo, a discredito delle suocere. Io tra l'altro ho una suocera meravigliosa, però questo non aveva una suocera meravigliosa. E allora dice: e allora premi il tasto di tua suocera e cacciala fuori da te. E lui preme il tasto di sua suocera dal cuore, diciamo, e si libera di sua suocera. Poi sale uno e dice: io soffro tantissimo di autostima, e allora premi questo tasto e butta fuori questa cosa che ti fa sentire male, che non ti fa sentire abbastanza grande per quello che sei veramente. Lui preme il tasto e acquista di autostima. E poi c'è quello che dice: io soffro di eiaculazione precoce, e vabbè, il tasto ve lo immaginate anche voi qual è. Poi alla fine sale una signora, e questa signora, diciamo, prima c'erano state anche delle cose un po' esistenziali, no? Appunto l'autostima, la mia omosessualità, cioè. E questa dice: la cosa che mi sta rovinando la vita e che io vorrei cacciare dal mio corpo sono le emorroidi. E la platea rimane ghiacciata come rimanete ghiacciati voi. Ma questo trainer dell'anima, che è il più bravo di tutti, coglie il punto e dice: no signora, e allora se le tiri fuori queste emorroidi, prema il tasto. E questa signora si mette a quattro zampe su questo palco davanti all'ambassador e preme il tasto. E anche lì avete capito tutti qual è il tasto, ma no, lo fa davvero, preme il tasto e comincia a urlare come una pazza, suoni gutturali, belluini e tutti quelli sotto che gridano con lei perché finalmente lei possa buttare fuori queste emorroidi. Non so se avete intuito qual era il centro del mondo in quel momento. Cioè, tutte quelle persone in quel momento erano il centro del mondo. Non era Dio al centro del mondo. Non era l'uomo in quanto umanità al centro del mondo, che cerca la libertà, che cerca la felicità, che cerca la forma di governo con cui può riscattarsi ed emanciparsi. No, il centro del mondo è quell'uomo lì, quella donna lì. E il centro del mondo è quel punto lì delle emorroidi di quella donna lì. E quello è il percorso della democrazia. E voi vi direte: ma che c'entra la democrazia con tutto questo? E come no? C'entra e come? Perché quella donna sale sul palco e tutto quello che ha da dire al mondo è che vuole liberarsi delle sue emorroidi. E siccome la democrazia è una questione di contendibilità, cioè le democrazie sono contendibili, ogni politico prometterà di occuparsi delle emorroidi di quella signora lì. È incredibile perché la democrazia appunto nasce con questi grandi ideali e poi scopre abbastanza presto di essere una questione quasi di mercato. Cioè la democrazia deve promettere sempre un po' di più. Io devo promettere più del mio avversario, devo promettere più della volta scorsa, devo promettere che mi occuperò veramente della tua felicità, della tua, della sua, uno per uno. Si occuperà della nostra felicità fino a quel preciso punto lì. E questa è la democrazia che descrive Tom Wolfe. Attenzione che il libro di Tom Wolfe, io non ve l'ho ancora detto, è del 1976, quindi 43 anni fa, se ho fatto bene i calcoli al volo. E non è che c'era internet, perché poi sembra sempre che è colpa di internet o di Di Maio.
po' colpa di Di Maio, sì, e anche un po' colpa di Internet. Però non è che c'era Facebook allora, non è che c'era loro un luogo in cui noi potevamo aprire una piazza e mettere il monumento di noi stessi al centro di quella piazza e tutta la gente attorno che veniva ad applaudirci, a dire che bella che è la tua torta, che simpatico, che bravo che è tuo figlio, come è vero il tuo dolore e come sono vicino al tuo dolore. Cioè non c'era un posto in cui noi eravamo davvero al centro del mondo. Ma Tom Wolfe lo capisce. Tom Wolfe capisce che la democrazia è andata a coinvolgere l'interesse personale fino al punto delle emorroidi di ognuno di noi e non è più una questione dell'umanità. E tutto questo però era chiaro da subito, perché nel 1830 Napoleone è morto da 9 anni, la rivoluzione francese ha 40 anni, da poco più di 50 c'è stata la rivoluzione americana, questo grande politologo francese, Alexis de Tocqueville, va in America perché vuole vedere come sta funzionando questa democrazia che per prima al mondo ha deciso che non c'era bisogno di un re, nemmeno con poteri limitati. E siamo appunto nel 1830 e Tocqueville è molto affascinato ovviamente da questa democrazia, però comincia a venirgli qualche dubbio, io vi leggo un pezzetto che spiega quali sono i dubbi che stanno venendo a Tocqueville. L'uguaglianza, che rende gli uomini indipendenti gli uni dagli altri, fa sì che essi prendano l'abitudine e sentano la voglia di non seguire nelle loro azioni personali altro che la loro volontà. Cioè l'uguaglianza ha permesso a tutti noi di seguire semplicemente la nostra volontà. Prosegue Tocqueville, questa indipendenza assoluta di cui godono continuamente nei confronti dei loro uguali e nella pratica della vita privata li induce a guardare con scontentezza ogni autorità. Cioè ognuno di noi può pensare solo a se stesso, ma è scontento di ogni autorità perché questa autorità ancora non ha trovato il modo di renderlo felice. Sono parole scritte quasi 2 secoli fa, all'alba della democrazia per come la conosciamo noi oggi, e sembrano parole scritte oggi per noi. Seguono solo la loro volontà e sono scontenti. Tocqueville si è accorto di una cosa che ci spiega tutto. Tocqueville si è accorto che la democrazia è il posto in cui noi tutti possiamo desiderare all'infinito, perché è legittimo, ma la democrazia funziona soltanto se noi desideriamo entro certi limiti. È quello che dice Tocqueville quasi 2 secoli fa e c'entra in pieno il punto della questione. Ora, prima di andare avanti, perché le cose si complicheranno ulteriormente, vi devo dire che io farò alcune citazioni a seguire da un libro che ho amato moltissimo, un altro libro che ho amato molto, è di un mio amico, si chiama Giovanni Orsina, professore alla LUISS, ha scritto un libro molto bello per Marsilio che si chiama La democrazia del narcisismo. Gli ho rubacchiato qualche cosa, quindi lo voglio naturalmente dichiarare, ma la democrazia, come abbiamo visto, rischia di diventare una contraddizione. Se noi non ci autolimitiamo, la democrazia comincia a perdere qualche pezzo, a sgretolarsi, e tutto questo ce lo spiega benissimo un filosofo olandese straordinario, grandioso, non conosciutissimo, che si chiama Johan Huizinga, si chiamava Johan Huizinga, che ci seguirà in questa seconda parte della nostra... Forse sono un po' in ritardo, ma cerchiamo di accelerare. Dice Huizinga, il concetto di cultura si attua solo allorché l'ideale che ne determina l'indirizzo è più elevato degli interessi rivendicati dalla comunità stessa. Dice, la cultura di una società guida una società se è più alta dei desideri che quella società esprime. E in effetti le democrazie nascono per, diciamo, idee culturali altissime. Ma se si abbassano a livello dei desideri, dice Huizinga, la democrazia comincia a perdere di forza. E se la cultura scende a livello dei desideri della comunità, attenzione, anche questo è un passaggio meraviglioso di Huizinga,
La società va a finire in una triade belluina, come dice lui, cioè la società si dedica soltanto a tre cose. Vedete se vi viene in mente qualcosa, eh? Benessere, potenza, sicurezza. Dice, la società perseguirà soltanto il benessere, la potenza e la sicurezza. Tutto il resto non ci sarà più e la democrazia non potrà che declinare. Questo lo dice Huizinga negli anni 30 del secolo scorso. E più o meno nello stesso periodo un altro grande filosofo spagnolo, Ortega y Gasset, scrive questa cosa. Siamo nello stesso periodo, loro stessi hanno letto Tocqueville, sanno benissimo che cosa aveva detto Tocqueville, e Ortega y Gasset dice... La sovranità dell'individuo senza qualifica, dell'individuo umano generico e come tale, è passata da idea o ideale giuridico qual era, cioè l'uomo come portatore di diritti e di libertà, a essere uno stato psicologico costitutivo dell'uomo medio. I diritti livellatori della generosa ispirazione democratica si sono tramutati da aspirazioni ideali in appetiti e presunzioni inconsce, cioè la democrazia da portatrice di ideali alti è diventata portatrice di appetiti. È esattamente quello che temeva Tocqueville e che quasi 100 anni fa vedono sia Huizinga che Ortega y Gasset. Questo è successo nel giro di pochi decenni. E ancora Huizinga, che sembra Nostradamus, descrive in quel momento l'uomo che si vede davanti. E guardate un po' anche questo se non vi ricorda qualcosa. L'uomo, scrive Huizinga, vive letteralmente nel suo mondo di prodigi come un fanciullo. Anzi, è un fanciullo di fiaba. Può viaggiare in velivolo, parlare con un altro emisfero, procurarsi delle leccornie, mettendo pochi soldi in un automatico, portarsi a casa un pezzo di mondo con la radio, preme un bottone e la vita gli affluisce incontro. Può una tale vita renderlo emancipato? Al contrario, la vita per lui è diventata un giocattolo. C'è da stupire che egli vi si comporti come un bambino? 90 anni fa, scriveva queste cose Huizinga, stava descrivendo noi, me, chiunque di voi, chiunque costituisca pezzo per pezzo questa democrazia che funziona sempre meno. Ma io sono particolarmente soddisfatto di avervi proposto tutte riflessioni, insisto, che vengono da prima del mondo di Internet, perché il percorso nostro è abbastanza preciso, non è degli ultimi decenni, non dobbiamo svegliarci e pensare che queste cose le abbiamo scoperte noi. E infatti il passaggio successivo, direi, diciamo, la descrizione di quello che siamo diventati noi oggi, ce la dà un grande romanziere italiano, finalmente un italiano, quindi diciamo non prima gli italiani, dopo gli italiani, ma qui ne arriva uno bravissimo, un grande, Ignazio Silone, tutti voi avete letto i suoi romanzi, Il segreto di Luca, Fontamara, Vino e pane, eccetera, eccetera, ma lui è anche un grande politologo, e in un altro libro che io penso che dovrebbe leggere chiunque, si chiama Uscita di sicurezza, che viene pubblicato nel 1965, in cui lui, diciamo, il centro di quel libro è spiega come è uscito dal comunismo, ma dice anche tante altre cose, e in particolare vorrei leggervi questo passaggio, che è il passo dopo quello che hanno detto Huizinga e Ortega y Gasset, e dice in una maniera squassante quasi, spietata, dice il lato più penoso di questa decadenza della democrazia, il lato più penoso di questa decadenza, a mio parere, non è tanto la perdita di ogni impulso di spontanea generosità e la rivendicazione continua e petulante di diritti, non è tanto la rivendicazione continua e petulante di diritti, quanto la meschinità di questi, ascoltate bene, è fantastico, ignari o indifferenti per i doveri che comporterebbe, cioè quali doveri comporta ogni diritto, ignari di questi doveri, al diritto di essere rispettati come uomini e di comportarsi da uomini, al diritto di essere cittadini e non gregge, questi poveracci, siamo noi i poveracci, questi poveracci si mostrano feroci nel rivendicare il diritto all'elemosina, al dono,
al divertimento. Lui nel 1965 dice: abbiamo fatto la democrazia per i diritti e adesso voi fate richiesta di diritti senza sapere di tutti i doveri che comporterebbe, e i diritti che chiedete sono l'elemosina, il dono e il divertimento. Questo scrive Ignazio Silone. Siamo noi oggi. Evidentemente eravamo anche noi ieri, forse oggi un po' di più, raggelante. Io, guardate, ho fatto ieri mattina una ricerca sull'archivio ANSA. L'archivio ANSA contiene tutti i lanci dell'agenzia dal 1980 a oggi, quindi stiamo parlando di 40 anni. La parola diritto compare 382.718 volte, 382.000 volte. La parola dovere 114.803 volte, cioè per ogni volta che compare la parola diritto, dovere, compare tre volte la parola diritto. Ma questo funziona ancora meglio al plurale, perché dovere potrebbe essere: è mio dovere acquistare un centravanti per la Juventus. Ma quando tu parli di doveri e diritti, forse, e la parola diritti compare 362.145 volte, la parola doveri 23.879 volte, cioè ogni volta che compare la parola doveri compare 15 volte la parola diritti. Questo siamo noi. Abbiamo un dovere e 15 diritti, sono le nostre vite quotidiane. La nostra stessa Costituzione, sappiamo tutti che è stata scritta dopo un periodo di compressione di diritti e quindi c'era bisogno di riaffermarli, per l'amor di Dio. Però è una Costituzione che contiene la parola diritto, diritti 56 volte, la parola dovere, doveri 8 volte. Naturalmente sono diritti sacrosanti, il diritto di associazione politica, il diritto alla salute. Attenzione, il diritto alla salute è il diritto a essere curati, non è il diritto a essere guariti. Perché ora si pensa che sia il diritto a essere guariti, ma allora dobbiamo tornare ad affidarci a Dio, non agli uomini. Il diritto alla segretezza delle corrispondenze, il diritto di voto, il diritto alla confessione, all'associazione politica, non è citato ma è presupposto il diritto più importante di tutti, di cui ci siamo assolutamente dimenticati, che è il diritto senza il quale tutti gli altri diritti non esistono più, che è il diritto a essere innocenti fino a prova contraria, e noi lo abbiamo tutti dimenticato, perché non ci porta più nulla dei diritti fondamentali, ci interessa soltanto il diritto all'elemosina, al dono e al divertimento. Poi, appunto, i diritti, no? Andate, fate una ricerca su Google, scrivete tra virgolette diritto a, diritto di, troverete il diritto alla verità. Ora, io capisco che gli uomini appunto fanno meno di Dio e si sentono un po' Dio, ma il diritto alla verità era una cosa di cui poteva parlare giusto Gesù Cristo. C'è il diritto alla bellezza, naturalmente, diciamo, è molto propugnato dai chirurghi estetici, quindi vabbè. Il diritto a vivere in un posto bello, il diritto all'oblio, che è anche un diritto che ha un suo senso, il diritto alla dignità, che ha già meno senso, il diritto alla sicurezza, che io divento pazzo, come ci può essere un diritto alla sicurezza? Cioè, se cade una cosa in testa, io chi mi ha tolto il diritto? Non esiste il diritto alla sicurezza. Cioè, noi abbiamo trasformato i nostri desideri di avere una vita dentro una bolla di vetro come diritti. Guardate, mi scrivono ogni tanto dei miei lettori, e qualcuno, pochini, ma mi scrivono ogni tanto. Una volta uno studente mi ha scritto che era contrario al numero chiuso all'università perché lui aveva il diritto di studiare quello che voleva. E fin qua ci posso arrivare. Un altro mi ha scritto perché lui si era laureato ma non aveva trovato il lavoro che aveva diritto gli fosse dato perché lui aveva studiato quella roba lì e doveva fare quel diritto lì e doveva fare quel lavoro lì. Quindi io ho il diritto di studiare quello che voglio e poi ho il diritto di avere il lavoro per cui ho studiato, anche se quel lavoro non c'è. Ma davvero mi scrivono queste cose? Uno mi ha scritto che lui aveva il diritto di evadere il fisco. Io ho scritto una roba contro l'evasione fiscale, non è che era una grande idea, però l'avevo scritto lo stesso. E lui mi ha detto: lei trascura il mio diritto a evadere il fisco perché io ho il diritto di andare in vacanza quest'estate. E se io non evado il fisco, in vacanza non ci vado. Ed è mio diritto andare al mare per una settimana. Beh, può essere, per l'amor di Dio. Io non ne sono convintissimo. Però, insomma, uno mi ha scritto perché mi aveva scritto una cosa
voleva avere degli approfondimenti su un articolo che avevo scritto, ma me li aveva chiesti, diciamo, anche un po' sfrontato, e gli ho detto, ma guardi, faccio una cosa, gli ho mandato il link di google.it, gli ho detto cerchi, e lui mi ha detto, guardi che io ho il diritto di avere notizie da lei, perché io, siccome io ero un giornalista, dovevo dargli delle notizie, naturalmente gratis, io ho il diritto di avere una risposta da lei, queste me le sono segnate, eh? Io, uno mi aveva scritto anche lì in una maniera, diciamo, non proprio garbatissima, gradevolissima, gli ho detto, ma però lei è proprio un po' antipatico. E lui mi ha detto, io ho il diritto di essere antipatico. Che è vero, uno ha il diritto di essere antipatico, ma perché non ha il diritto di essere antipatico con me? Sennò io ho il diritto di mandarlo al diavolo. Uno mi ha scritto che aveva il diritto di essere ignorante, perché lui mi aveva scritto una cosa su Hannah Arendt, la famosa banalità del male, di cui non aveva capito niente. E gli ho detto, guardi, legga quest'altro libro, un libro che Hannah Arendt scrive con Joachim Fest, grande storico tedesco, in cui lei precisa la sua idea di banalità del male, e lui mi risponde, e perché dovrei leggerlo? Non ho forse il diritto di essere ignorante? Uno, giuro, mi ha scritto il diritto a essere scemo. Beh, quindi, questo perché vi sto dicendo tutte queste cose? Perché i diritti sono diventati desideri, i desideri sono diventati capricci, i capricci dei bambini di cui si parlava prima. E nessuno che rifletta mai sulla circostanza, anche abbastanza banale, e che spiegava prima Silone, che poi un diritto non è nient'altro che un altro modo di chiamare il dovere, perché non esiste diritto se non esiste dovere. Cioè, per dire proprio l'ennesima banalità di questa serata, è il dovere di un medico di arrivare puntuale al lavoro e di essere coscienzioso corrisponde al diritto del paziente di essere curato. Il dovere di un professore, di un insegnante, di arrivare puntuale e preparato alle lezioni corrisponde al diritto degli studenti di essere formati, i quali a loro volta hanno il dovere di studiare e di essere preparati, perché noi abbiamo obbedito al nostro dovere di pagare loro gli studi con le nostre tasse. Cioè, si tengono tutte le cose, non esiste un diritto senza un dovere, non esiste. E ce lo stanno dicendo tutti da secoli. Io vi leggo un passaggio anche di Mazzini, che era un bel trombone, Giuseppe Mazzini, intendiamoci, questa è una cosa un po' anche, però, spiega delle cose anche evidenti, ma già lui allora sentiva il dovere di scriverle, 1860. Con la teoria dei diritti, scrive Giuseppe Mazzini, possiamo insorgere e rovesciare gli ostacoli, è vero, ma non fondare, forte e durevole, l'armonia di tutti gli elementi che compongono la nazione. Con la teoria della felicità, Giuseppe Mazzini, del benessere dato per oggetto primo alla vita, noi formeremo uomini egoisti, adoratori della materia, che porteranno le vecchie passioni nell'ordine nuovo e lo corromperanno pochi mesi dopo. Beh, l'uomo è l'uomo e quindi poi corrompe quello che tocca, però, diciamo, qualche elemento ci dà. Si tratta dunque di trovare, scrive Mazzini, un principio educatore superiore a siffatta teoria che guidi gli uomini al meglio, che insegni loro la costanza nel sacrificio, che li vincoli i loro fratelli senza farli dipendere dall'idea d'un solo o dalla forza di tutti. E questo principio è il dovere. Bisogna convincere gli uomini, Mazzini ancora, che essi, figli di un solo Dio, lui era molto credente, hanno ad essere qui in terra esecutori di una sola legge, che ognuno d'essi deve vivere non per sé ma per gli altri. Esagerato, esagerato, però qualcosa lo sta dicendo, non si vive mai solo per se stessi se si vive in comunità, non è il nostro desiderio. E va avanti e dice, lo scopo della loro vita non è quello di essere più o meno felici, ma di rendere se stessi e gli altri migliori, che il combattere l'ingiustizia e l'errore a beneficio dei loro fratelli, e dovunque si trova, è non solamente diritto, ma dovere, dovere da non negliggersi senza colpa, dovere di tutta la vita. Insisto, è un bel trombone Mazzini, però noi questa cosa qui, appunto, ce lo fa sembrare addirittura un trombone. Perché non esiste più nelle nostre vite, non esiste. Per avviarmi alla conclusione, ci siamo davvero, voglio leggervi altri due brevi passaggi dei due filosofi che abbiamo visto prima, Huizinga e Ortega y Gasset. Huizinga, tenete presente quello che diceva Mazzini, dice che, siccome la democrazia, come dicevamo prima, è contendibilità e quindi è promessa sempre più alta, sempre più irrealizzabile,
Noi, avete visto, siamo arrivati alla promessa di abolire la corruzione e abolire la povertà. A proposito. E Huizinga scrive che tutto questo tocca il suo apice nel fatto che l'inganno politico, quindi aboliremo la corruzione, aboliremo la povertà, l'inganno politico, riscuote il plauso universale. Cioè uno arriva e dice, comunque se ci votate noi poi facciamo un governo, aboliamo la corruzione, aboliamo la povertà, e tutti impazziscono e gli danno il 35%. Ma non è una questione del Movimento 5 Stelle, è da un sacco di tempo che siamo così, le abbiamo viste le cose. E Ortega di Gasset scrive, siamo sempre 90 anni fa, che l'uomo non si accontenta più di scegliere chi lo governa, ma pretende di governare direttamente in prima persona, di, aperte le virgolette, imporre e dar vigore di legge ai suoi luoghi comuni da caffè. 90 anni fa, lui diceva che la gente andava al bar, si beveva il caffè, diceva quattro scemenze e voleva che diventassero legge. Beh, ci siamo arrivati. E lui l'aveva previsto ampiamente. Cioè, l'inganno politico è questo. Ma noi siamo gli ingannati e quindi non siamo meno colpevoli. La democrazia è un mercato, deve avere clienti, noi siamo i clienti di questo mercato. Sono promesse che noi accettiamo, le sollecitiamo, le vogliamo proprio, perché sono le promesse che si occuperanno delle nostre emorroidi, fino a lì, delle nostre emorroidi. Non sto dicendo che la democrazia è il male, naturalmente, chi rinuncerebbe alla democrazia? Però la democrazia oggi è in pericolo perché non è più in grado di confermare le sue premesse e di mantenere le sue promesse. E a noi comincia a sembrarci inadeguata la democrazia, perché noi, ricordate Tocqueville, desideriamo all'infinito, ma la democrazia funziona solo se noi abbiamo un limite al nostro desiderio. E il limite al nostro desiderio non lo mettiamo più, perché non possiamo mettere un limite al nostro desiderio se, come diceva Maria, vogliamo un bene immediato, ora non mi ricordo più la citazione precisa, se tutti noi vogliamo, scusate, ottenere beni che durano solo un attimo. Non può funzionare. Non può funzionare se, come diceva Silone, noi vogliamo l'elemosina, vogliamo il divertimento e vogliamo queste cose qui. Non sta funzionando più. Non funziona perché, come diceva Tocqueville, non siamo più capaci di porci dei limiti. Ma allora la soluzione ci dovrà ben essere da qualche parte. Naturalmente io temo che non ci sia la soluzione. Io penso che potranno succedere dei bei disastri, dopodiché torneremo sui nostri passi. Però, giusto per dare una conclusione logica a questa nostra serata, se davvero ci fosse una soluzione, forse ce la potrebbe offrire ancora Huizinga, che nel 1944, pochi mesi prima di morire, si fa intervistare da uno scrittore italiano, scusate, non ricordo più il nome di questo scrittore, perché è uno scrittore che non dice assolutamente niente, ma non è importante. L'importante è che lui chiede a Huizinga, ma quindi noi che cosa possiamo fare? Siamo a 75 anni fa. E lui dice, ma la democrazia può funzionare se c'è, attenzione, siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, è vivo Hitler, sta parlando essenzialmente del comunismo in questa intervista, quindi di Stalin e Huizinga, e dice, se c'è autolimitazione volontaria di parte dei propri diritti, autolimitazione volontaria di parte dei propri poteri, autolimitazione volontaria della sete di piaceri e di benessere, proprio perché all'infinito non si può desiderare. L'uomo di domani non deve essere distolto da questa via. Tutto quello che accade, il comunismo, il nazismo, sarà stato altrimenti invano. E io avevo pronunciato una parola all'inizio di questa serata, la pronuncio adesso alla fine, e la parola è responsabilità. È solo la responsabilità dell'uomo che può salvare l'uomo. Grazie e buonasera.
Ringraziamo Mattia Feltri per essere stato con noi. E il suo libro 93 è disponibile presso il punto vendita delle vecchie segherie e Luna di Sabbia e la biblioteca di Babele all'ingresso di Palazzo Beltrani e anche sul tavolino qui di fianco al palco. Mattia Feltri potrà anche essere disponibile per il firmacopie per chi vorrà acquistare il suo libro. Grazie.